Benvenuti carissimi amici ad un nuovo grande appuntamento dedicato al mondo della musica e del ballo. E io qui con me ho tre carissimi amici. Due li conoscete già perché sono i ragazzi di cui vi racconto sempre quando metto sui videoclip, che fanno quelle coreografie di Zumba che mi fanno tanto uccidere. Valentina Gunelli, Alessio Bartolini e ovviamente Enrica Ferretti, la responsabile di Explodance. Benvenuti. Grazie, grazie. Allora, dopo parleremo anche con Alessio e Valentina, però Enrica, da dove è nata questa passione per la musica, tanto che ti ha fatto addirittura aprire una scuola di ballo? Tu nasci ballerina, immagino. Esatto, sì, quindi la mia passione per la danza nasce, vabbè, ovviamente da quando sono piccola, dall'età di 3 anni che faccio danza e da 15 anni che ho la scuola e siamo specializzati soprattutto nell'hip hop, quindi io nasco come ballerina dell'hip hop. Allora, il fatto di gestire una scuola così grande, perché ha tantissimi corsi davvero con tantissimi bravi maestri professionisti, vuol dire che magari hai meno tempo per te, per danzare, e sei passata più all'organizzativo? Purtroppo sì. E questa è la domanda a diritto, perché mi viene da chiederti: ma quanto ti manca? Perché poi abbastanza, anche se comunque mi sono ritagliata comunque la mia oretta a settimana con le mie bambine, perché quella non me la può togliere nessuno. Però sì, quindi ovviamente riesci. Più la scuola cresce, più mi devo dedicare all'organizzazione, alla gestione, quindi sì, si riesce un po' di meno a dedicare del tempo all'insegnamento, però certo. Ho un bel team di insegnanti e quindi questo arricchisce Explodance di Forlì. Parlavi, esatto, di bambini. Sì. Avete dei corsi per bimbi? Quando? Sì, noi partiamo dai 3 anni. Sì, sì. Ah. Partiamo dai 3 anni, abbiamo tutti i corsi di gioco danza, i corsi di avviamento alla danza classica e moderna. Quindi sì, abbiamo delle bravissime insegnanti, anche ovviamente i nostri insegnanti sono tutti qualificati. E diciamo che siamo molto molto forti anche nei bambini, sì. Che meraviglia, deve essere bellissimo insegnare ai bimbi. Però io, come dico sempre in ogni puntata, dico ai nostri amici che ci guardano da casa: non importa l'età che avete, non importa la preparazione atletica o la prestanza fisica, se sentite che battete il piede a suono di musica, avvicinatevi ad una scuola di ballo, perché poi vi scoprite che vi piace e vi scoprite dei ballerini. E sicuramente non si riesce poi a farne A meno. Questa è la cosa più importante. Allora, io ho avuto l'opportunità di conoscere questa bellissima realtà di Forlì per l'edizione dell'anno scorso di Enerjoy, il ballo che unisce, perché hanno partecipato addirittura con due gruppi, con, esatto, due corsi. Uno era appunto Cristina Fiorini, che l'avete vista frizzantissima con le sue ragazze, e gli altri sono quelli che vi ripropongo spesso, e sono Valentina e Alessio. Finalmente li vedete qui di fianco a noi, che devo dire che hanno presentato delle coreografie che, a detta dei ragazzi che mi scrivono sui social, lasciano senza fiato. Allora mi chiedevano: ma alla fine di ogni coreografia vostra avete la bombola d'ossigeno dietro le quinte, non vi fate vedere? 2-3 bottiglie d'acqua. Sì, perché devo dire che tirate. Come nasce una coreografia? Com'è il Noi bello di questa? Noi ascoltiamo una canzone e decidiamo di farla insieme, poi tutti sabato mattina ci mettiamo 2-3 ore e coreografiamo insieme. E poi la presentate ai vostri, esatto, ragazzi. Anzi, scusate, non solo, perché mi sembra di aver capito bene, vogliamo aprire anche un canale su YouTube, giusto? Esatto. Quindi, insomma, giustamente, tutta la fatica che si fa anche nel coreografare e avere sempre idee nuove, è anche bello che poi ovviamente venga anche riconosciuto, diffuso. Comunque diffuso. Certo, ecco. Certo. Quindi ci direte poi il nome del canale, i vostri, esatto, social, come trovarvi, il sito internet, eccetera. Così si possono provare anche a casa. Certo, certo. Allora, è importante scegliere una canzone che sia subito motivante? Dovete sempre aspettare i famosi tormentoni estivi? O potete scegliere anche una canzone al di fuori? Perché comunque anche importa... Anche al di fuori. Sì, sì. Spaziamo un po' da quelle più, diciamo, datate a quelle più moderne. Diciamo quelle che ci ispirano col ritmo, con insomma le idee, esatto. Ecco, quindi, perché una coreografia che è piaciuta in modo particolare è stata la coreografia di Zumba, che non mi sarei mai aspettata, sulla canzone di Rino Gaetano. È stata davvero una scelta particolare. Da dove è venuta? Remixata, ci siamo sempre trovati, c'era anche Enrica quella mattina, ecco, insieme, ecco. E abbiamo spulciato un po' su internet e ci è venuto subito l'idea. L'idea. In realtà l'abbiamo proposta tantissimo quella, quindi a volte da quello che sembra che non può funzionare, funziona. Funziona di più.
Valentina, dove nasce la tua passione per la danza? La mia passione nasce fin da piccola, ma in realtà dai 20 anni ho cominciato a ballare con Enrica, quindi sì, ho seguito Enrica e da lì mi sono appassionata, quindi non riesco più a fare senza. Che quindi, meraviglia! Dai, sì. È molto bella questa passione, come sottolineo sempre anche a voi amici da casa, perché non ci si avvicina solo a una pista da ballo per buttarsi in pista e ballare, muovere i primi passi, ma questa passione è talmente tale che poi vi porta anche a prendere un diploma, a insegnare e oltretutto anche a tenervi aggiornati, perché io credo che ci sia un notevole lavoro di aggiornamento dietro. Esatto. Credo. Molti corsi da seguire durante l'anno, perché è importante l'aggiornamento. L'aggiornamento. Alessio, quando nasci ballerino? Io ho iniziato, diciamo seriamente, a 8 anni col mondo delle gare. Addirittura? Eh sì. Agonismo. Fin da piccolo, sì, con la coppia e bachata, salsa, quindi il mondo caraibico, però non bisogna fermarsi solo a questo stile, quindi ho fatto anche moderna, latino, folk, essendo la nostra tradizione bisogna comunque coltivarla e sapere almeno cavarsela. Come funziona? Esatto, qualche base. Vedete che meraviglia, quando poi ogni tanto sento dire che il nostro folk romagnolo comunque magari avrà una fine nel momento in cui le persone che hanno una certa età verranno insomma a mancare. Invece Alessio ne è testimone, ha imparato comunque il folk, al di là che la nostra tradizione è un ballo importante da sapere, da imparare, perché ha dei passi comunque. Perché secondo me il ballerino deve saper far tutto, deve essere completo, quindi non solo una disciplina, ma più un bagaglio grande, maggiore, più anche da dare, da insegnare agli allievi. Le cose che vi piace di più insegnare, pur avendo questo bagaglio dietro di esperienze, che cosa amate particolarmente insegnare? Io, essendo nato da quel mondo, il caraibico, quindi bachata, salsa, merengue, quel mondo lì. Invece Valentina? No, io sono più zumba e cose fitness, quindi più su quel lato lì. Sì. Vi completate. Mi è più una passione, quindi... Come dico sempre a voi amici che ci guardate da casa, quindi ballare è bello, fa bene, è sano, approfittate, avvicinatevi ad una scuola di ballo perché sicuramente troverete la vostra risposta. Poi con una scuola che così vi propone tanti corsi e poi avete una chicca, una particolarità che io non sapevo. Diciamo che il corso di dancing che teniamo adesso io e Alessio permette alla mamma e al figlio di ballare insieme. È una cosa che sta riscontrando molto successo, vedo che perché permette di fare attività fisica a entrambe, alla mamma. Mamma sì, la figlia si diverte, la mamma intanto si muove, quindi è una cosa che sta riscontrando molto successo. Ma perfetto, quindi avete capito amici da casa, potete venire tranquillamente a ballare con il vostro pargolo e magari passare un'oretta di divertimento insieme. Qui mi viene spontaneo chiedere, ma sono più le mamme che tirano i figli che vogliono venire a ballare perché il marito non le porta e quindi magari prendono anche in prestito il bambino della vicina se non ce l'hanno, o sono i bambini che dicono mamma dai andiamo e puntano i piedi? Forse più i bimbi, però ci sono anche, quando facciamo qualche coreografia a coppie, ci sono anche qualche mamma che non avendo la figlia a disposizione trascina altri bimbi, quindi diciamo che la passione è di entrambi. Che meraviglia. Allora, per questi corsi invece più settorizzati al fitness o al caraibico, c'è un inizio, c'è un'età di inizio, di partenza? Da noi iniziano dai 6-7 anni fino agli adulti. In il caraibico abbiamo sia coppie giovani, donne giovani, quindi un gruppo coreografico solo donne, bambini dai 6 in poi e ragazzi, ragazze. Gruppo coreografico, quindi vuol dire che voi comunque avete continuato a fare le gare? Gruppo coreografico come Explodance anche l'agonismo? Sì, adesso sarà una novità. Sì, esatto, da quest'anno iniziamo con anche il circuito gare, quindi non solo rivolto al mondo caraibico ma anche all'hip hop, a cheerleading, quindi sì, inizieremo anche sì a gareggiare. Allora, per avere informazioni su tutte queste meravigliose cose che fate, dove devono andare e cosa devono guardare? Allora, dove devono andare? Noi ci troviamo a Forlì, in via Carlo Grigioni, e tutte le informazioni ovviamente sono disponibili sul nostro sito o alla pagina www.explodance.com. E stiamo già studiando il prossimo anno, abbiamo già tante altre novità come corsi da inserire, quindi sicuramente diciamo entro fine giugno abbiamo già il calendario pronto per il nuovo anno, quindi a partire da settembre. Che meraviglia, bellissimo. Quindi vedete ragazzi, andate a ballare perché è positivo, bisogna, si sta in salute,
fa bene, aiuta la memoria, perché bisogna ricordare tutte queste coreografie. Sì, assolutamente sì. E, anzi, adesso stiamo preparando il nostro saggio di fine anno che faremo al Teatro Diego Fabbri di Forlì. Faremo due serate, quest'anno dedicate al film, quindi il nostro tema sarà il film, quindi ci siamo addentrati in un tema abbastanza difficile, ma è una bella sfida, tanto tutti gli anni è una sfida diversa, ed è un modo comunque anche per i nostri ragazzi di finalmente far vedere quello che hanno imparato durante l'anno e anche una loro possibilità per poter dimostrare in qualche modo le loro capacità e anche il loro divertimento, insomma, stare tutti insieme. Sono due belle serate che passeremo in teatro. In teatro. Ecco, una cosa che c'è da sottolineare, al contrario dei classici saggi che si fanno in tutte le scuole di ballo sociale, senza nulla togliere, perché va benissimo, è un momento emozionante dove si ritrovano tutti insieme a mostrare al pubblico quello che hanno imparato durante l'anno. Qui a Explodance, quando si fanno i saggi, si fanno proprio i veri musical, i veri e propri musical. Sono delle serate montate, vi invito a cercare data e luogo e ad avvicinarvi, insomma, a queste serate, a partecipare, perché sono davvero delle serate doc. Esatto, sì, più che musical, perché noi non facciamo proprio musical, noi ci occupiamo ovviamente di danza a 360 gradi, quindi diciamo noi il nostro motto è un po' tutti gli stili per tutte le età, perché copriamo un panorama abbastanza importante di corsi, abbiamo una vasta scelta e noi facciamo veri e propri spettacoli, nel senso che comunque a tutti i nostri saggi cerchiamo di dare un tema, cerchiamo di dare un'importanza anche alla scelta coreografica, musicale, alla scelta del costume, perché ovviamente tutto incide ovviamente nella realizzazione finale, in quello che è il tema che decidiamo poi di anno in anno. Certo. L'ultima domanda, poi li lascio andare, perché siamo in realtà in una grande serata, in una manifestazione, infatti vedete come sono vestite e le stanno acclamando, quindi si sono fermate, ho rubato loro un po' del loro tempo, ma ci tenevo perché alla fine non avevamo mai colloquiato con loro e con voi non ve li avevo mai presentati di persona. Poi mi capiterà anche di farvi conoscere meglio Cristina Fiorini, l'altra insegnante appunto di Explodance che partecipò ad Enerjoy, il ballo che unisce. Alessio, tu che vieni dalle gare, dall'agonismo, il fatto che ti sei fermato ad insegnare implica che tu hai smesso di gareggiare o comunque stai continuando? E farò una gara ad aprile, ecco. Una gara al campionato del mondo, probabilmente, sì, in Francia, quindi non mi sono fermato. Che meraviglia, allora noi ti auguriamo tantissime belle cose, crepi, in bocca al lupo, che tu raggiunga gli obiettivi che ti sei prefissato. Allora io ringrazio tantissimo Enrica, grazie per averci dedicato un po' del tuo tempo e soprattutto per averci raccontato ciò che accade nella vostra realtà. Esatto, io vi ringrazio, grazie mille Tiziana per la disponibilità e ci tenevamo a fare queste interviste, è sempre bello far conoscere la nostra realtà e spiegare un attimino anche che cosa facciamo, perché magari con Explodance non si capisce bene. Sicuramente danza, però anche guarda, esplosiva, diciamo. Esatto. Allora ti tolgo il microfono un attimo, poi te lo ridò subito. Infatti con i nostri amici a casa, quando presentavo i vostri videoclip, dicevo sempre: e adesso andiamo in una scuola esplosiva a Forlì, sicuramente piena di adrenalina e di energia, quindi erano le parole che dicevo sempre. Esatto, anche perché comunque siamo tutti ragazzi giovani, abbiamo tutto un team di insegnanti molto giovani che hanno voglia comunque di crescere, di insegnare, di trasmettere, di arricchirsi, di formarsi, quindi sicuramente questa è una gran bella cosa, è un gran biglietto da visita. Ti ringrazio. Grazie Alessio, in bocca al lupo. Ci vediamo al prossimo Enerjoy. Certo, io vi aspetto, Valentina mi raccomando, non fateci morire troppo. Stanno già preparando i balli per questa edizione di Enerjoy che quest'anno diventa Io ballo per te e quindi sarà una bella mano, un trade union fra quello che è il ballo collettivo, il divertimento e nella finalità di magari regalare un sorriso a chi magari non riesce a ballare come noi. Io vi ringrazio di essere stati con noi, anche a voi, vi aspetto al prossimo appuntamento e vi saluto come sempre ricordandovi che per me la musica è vita ed il ballo nella sua più grande espressione. Alla prossima puntata, ciao! Ciao!